Franco Branciaroli, il regista dello spettacolo Franco Però, ha detto: I Miserabili è veramente un fiume in piena di cui noi restituiremo un'onda o poco più. Ecco, quanto e cosa del romanzo di Victor Hugo noi troveremo i prossimi giorni sul palcoscenico del Morlacchi? Ovviamente da 1400 pagine si ricavano 2 ore e mezza di spettacolo, per cui il riduttore, lo scrittore, il romanziere Doninelli ha dovuto scegliere 7-8 episodi del romanzo e collegarli, perché devono essere 8 episodi che abbiano tra loro un tema comune, saltando tanta roba ovviamente. E questo è quello che ha fatto, per cui il romanzo fondamentalmente riguarda un personaggio misterioso che è Jean Valjean, che è il protagonista, e si tratta di mettere a fuoco in un certo modo questo protagonista col suo antagonista che è Javert, poi poliziotto. Ecco, più che altro è questo che è stato estrapolato dal romanzo. Ecco, il romanzo di Hugo come esce dalle mani di Doninelli? Esce come un romanzo che non ha finito sotto una pressa, cioè esce, glielo ho detto, si tratta, esce, bisogna scegliere cosa far vedere in tutta questa enorme commedia umana. È stato scelto di mettere in evidenza il rapporto tra il poliziotto e il forzato. E questo si può fare anche con poche scene, ecco, del romanzo, questo è stato scelto. Sempre però parla di Jean Valjean come di un personaggio monstre. Chi è il suo Jean Valjean? Il mio sarebbe poi quello di Hugo. Cioè, Sì. Jean Valjean è un personaggio molto, molto strano, perché è un personaggio che parla pochissimo, per bocca sua parla più che altro Hugo. È un personaggio molto strano, perché in tutto il romanzo non ha mai un rapporto con una donna, tranne che con questa bambina che lui va a prendere, poi adotta, eccetera. E questo è molto strano, perché è un uomo fortissimo, un ex galeotto, quindi è una persona che non ha nessuna menomazione, insomma, solo che Hugo non chiarisce questo aspetto di Jean Valjean, non si capisce perché non lo chiarisca, e quindi fa di questo personaggio, peraltro, che si trasforma da forzato, crudele e anche violento, violentissimo, si trasforma per via di un incontro paradossale con un prete che gli regala l'argenteria che lui ha rubato, gliela regala davanti alla polizia, cioè lo scagiona. Questo lo disa, questo mette molto fuori asse Jean Valjean, quindi diciamo che è la carità che lo trasforma. È un, come diceva Baudelaire, è il romanzo della carità, insomma, di fatto è un romanzo cristiano. Quindi è un romanzo fondato sulla carità, e quest'uomo ci sta in mezzo e diventa veramente da galeotto, diventa un santo, praticamente è un santo, una specie di santo laico, di santo. Questo è.